Volto di una Madonna che piange, fotografato a Maasmechelen, Belgio. I maestri che si manifestano attraverso grandi cenacoli spiegano che questi fenomeni si verificano sotto l'azione di una forte forma pensiero che si esprime nella simbologia religiosa che vige nei luoghi in cui essa è presente. Gli stessi fenomeni accadono in India, ad esempio, ma si esprimono attraverso la simbologia che vige atavicamente in quei luoghi. Il geniale umano, questo sconosciuto. Il nostro padre Dante disse: «Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza». D'altra parte, Einstein affermava: «Conoscere è sperimentare, il resto è informazione». Il neuroscienziato italiano Marco Iacoboni, impegnato da anni nell'osservazione e nell'indagine dei neuroni specchio, afferma che attraverso di essi è possibile stabilire una tale empatia tra individui da consentire il transito di pensieri da una mente all'altra, nulla a che vedere con la telepatia o l'ipnosi. Il premio Nobel Luc Montagnier ha effettuato un rivoluzionario esperimento trasferendo informazioni tra due provette distanti tra loro. L'autore della Metodica Empatica asserisce che allo stesso modo è possibile trasferire informazioni tra due o più persone. Credo fermamente che se ci viene offerta la possibilità di ampliare la nostra conoscenza e predisporre il nostro animo a vivere virtuosamente, dovremmo sentire il dovere di cogliere l'occasione e dedicare una parte del nostro tempo ad un tema tanto importante da rappresentare un notevole contributo alla nostra personale evoluzione umana, senza contare inoltre gli effetti pratici che ne derivano. Proviamo ad immaginare quali risultati possiamo ottenere in senso qualitativo nell'ambito del nostro mondo interiore e di conseguenza per il benessere fattivo, attivo e produttivo quotidiano, allorquando alcune aree solitamente sconosciute ed inerti vengono fisicamente riattivate nella loro funzione, consentendo l'ottimizzazione delle proprie intrinseche peculiarità e attitudini. Le mie personali ricerche, indirizzate in particolare ai processi bioelettrici e magnetici insiti nell'uomo, hanno reso possibile la realizzazione della metodica empatica, per mezzo della quale si produce la trasmissione di dati cerebrali pensanti tra l'operatore trasmittente ed il soggetto ricevente. Si tratta di una metodologia, lo si evince chiaramente, del tutto nuova e straordinaria, che non può minimamente essere comparabile agli usuali comuni trattamenti attualmente praticati. La geniale empatia, riconducibile alle ricerche più avanzate nei settori della fisica, della chimica e delle neuroscienze, ad esse si affianca a pieno titolo, agisce concretamente e produce risultati immediati nel soggetto ricevente: rilassamento, progressivo calo metabolico, dilatamento del pensiero logico-associativo. Il soggetto ricevente avverte concretamente l'inedita facoltà di contattare la propria semisconosciuta intimistica realtà interiore che si interfaccia attraverso un sentire che risulta essere più vero con il mondo che lo circonda, ossia con la quotidianità. Tale stato non può che produrre un profondo benessere psicofisico.
La volontà della fonte trasmittente e i contenuti dei suoi pensanti dati rendono possibile nel soggetto ricevente l'accensione di elaborati specifici e funzionali al benessere del soggetto stesso. Gli altri strumenti di comunicazione della fonte emittente, oltre la volontà stessa, sono costituiti sia dall'elemento aria che soprattutto dall'elemento acqua, efficace e notorio conduttore bioelettrico ed elettromagnetico. La forza pensiero, nella fattispecie, si trasforma in agente attivo e viene veicolata dall'acqua, che si ribadisce, ha in sé spiccate attitudini alla trasmissione ed è presente in noi nella misura del 70%. I dati specifici, voluti, creati e trasmessi dall'operatore per la prosperità del ricevente, vengono duplicati in una sorta di clonazione e risultano pertanto del tutto simili agli originali trasmessi. I livelli, anche ottimali, che con gradualità si possono raggiungere attraverso la metodica empatica, sono direttamente proporzionali al grado di empatia che si stabilisce tra i soggetti. In funzione di quanto enunciato sopra, si deduce che alla base di ogni interazione si pone in essere un'esaltante, accesa ed inedita combinazione chimica indirizzata in quel preciso momento verso un processo di trasformazione. Durante la fase trasmissiva, un ruolo molto importante è dato dalla parola pronunciata, che attraverso la voce dell'operatore emerge intensa dal profondo. Essa è in grado di amplificare, rafforzare ed accelerare non solo lo svolgimento delle operazioni relative alla trasmissione in atto, ma anche le funzioni chimiche e fisiche notoriamente sconosciute ed inerti, come la capacità libidico-abbandonica appartenente alla realtà cosmo-molecolare frequenziale della materia corporea dell'uomo, ossia il sostrato più profondo di tutto il nostro universo organico che si compie integralmente nel nostro corpo, nella nostra carne. Raffaele Battimelli.